La sorpresa. Quale sorpresa? Loro, a loro, Dio diceva quasi sempre a loro: dovete entrare in quella terra, è una terra che scorre latte, è una terra che c'è il miele, è una terra ricca, è una terra buona. Però Dio non aveva detto una cosa, un particolare della storia. Però la terra, nella terra ci sono i giganti. Nella terra ci sono i giganti. Sapete, io tra me pensavo, ma perché Dio non ha ogni volta detto a questi che c'erano i giganti? Perché Dio in alcune situazioni, Dio è stato così chiaro. Per esempio, io ricordo di Matteo, nel capitolo 13, 1 a 8, mi sa, la parabola del seminatore. Verranno, ha detto Gesù, gli uccelli. Verranno gli uccelli. Ci saranno le rocce. Ci sarà il sole a picchiare il seme. E ci saranno le spine. In altre parole, Gesù sta dicendo, sarà dura, non è che sarà facile. Sarà complesso la situazione. E quindi vedo questa chiarezza. Però lì è come se Dio avesse lasciato che il popolo scoprisse dopo che c'erano i giganti. Ecco perché i giganti, dei quali nessuno mi aveva raccontato. Io ricordo, ma è interessante che io vedo che Dio, almeno è la mia concezione, dopo aiutatemi se ho capito male, però io noto che Dio, in tante volte, in tante situazioni, non ha dato tutti i dettagli. In questo caso mancava questo dettaglio, ecco perché la sorpresa. I giganti. E quindi adesso loro sono lì, con questa sorpresa, devono risolvere questa situazione e hanno paura. Non mi hanno raccontato di questi giganti. Non ci hanno raccontato. Dio non è stato chiaro. Ma se voi leggete anche nel libro di Esodo 13, nel capitolo 17-18, Dio in certe occasioni ha cercato di evitare che il popolo conoscesse delle situazioni negative, perché il popolo non era preparato. Il testo dice che di fronte alla guerra Dio aveva sviato il popolo quando sono usciti dall'Egitto, non voleva che facessero la guerra subito. Perché? Perché Dio ha detto, di fronte alla guerra il popolo si penta e torni in Egitto. E quindi cosa ha fatto Dio? Praticamente, tra virgolette, ha nascosto la guerra e ha detto, andate di qua, perché ancora non siete preparati, perché sarà dura, sarà difficile. E affrontando la guerra adesso, voi vi scoraggerete e tornerete in Egitto. Arrivano lì, vedono questa situazione, si scoraggiano. Perché? Perché c'è la sorpresa dei giganti. Gesù in Giovanni, nel capitolo 16, nel versetto 12 e 13, Gesù dice, ha detto ai discepoli, ci sono tante cose che ancora devo raccontarvi, però non lo farò adesso. Perché? Perché voi ancora non siete pronti. Non siete pronti. Voi, in altre parole, dovete fidarvi di me. Io penso a Giuseppe. Quando Dio ha detto a Giuseppe, Giuseppe, quando Giuseppe ha sognato e ha visto che avrebbe diventato qualcuno di importante, la prima cosa che succede? Lo buttano in una buca, in una cisterna. Dopo la cisterna è stato venduto dai suoi fratelli. Dopo essere venduto dai suoi fratelli, ha lavorato come schiavo a casa di Potifar,
E dopo essere schiavo lì, è andato in prigione. Io, se fossi nella sua pelle, avrei detto: ma aspetta, c'è qualcosa che non va. Perché Dio non mi ha dato i dettagli? Io ricordo Paolo. Paolo, quando è stato chiamato, Anania, se non mi sbaglio, ha detto, Dio ha detto a lui: tu vai e avvisa Paolo. Paolo era cieco in quel momento. Avvisa Paolo che lui sarà un mio servitore. E dice a lui che sarà dura seguirmi. Lui vedrà come è duro servire il mio nome. Più tardi, nella parte finale del libro di Atti, Paolo dirà: io so le catene che mi aspettano, io so le prigioni, io so, perché era più maturo. A volte io vedo che Dio agisce in questo modo, perché? Perché vuole che noi camminiamo, continuiamo. Non importa se ci sono tutte le informazioni necessarie o se non ci siano tutte le informazioni necessarie, Dio ci ha chiesto di camminare, di andare, e conquisteremo le cose nel suo nome. Questa è la volontà di Dio. Io ricordo quando gli esploratori hanno detto: questa terra mangia i suoi abitanti, questa terra sarà una terra difficile. Hanno scoraggiato, hanno fatto un rapporto negativo, hanno praticamente cambiato la visione del popolo, e il popolo è tornato. È tornato perché? Perché hanno scoperto che non è così facile, non è così facile conquistare senza il Signore. Più tardi, Caleb tornerà lì. 85 anni avrà Caleb. E la parola di Dio dice che Caleb conquisterà proprio Hebron, dove abitavano i figli di Anak. E la parola del Signore dice che Caleb ha ucciso tutti e tre. Tutti e tre. Tante volte io guardo la mia vita, e a volte anch'io sono alla frontiera, sono ai confini. E a volte Dio mi dice: continua, continua. Signore, mi ha scoperto una cosa, tu mi hai nascosto qualche dettaglio. Ci sono i giganti, è difficile. Ma a volte guardo la vita di Giuseppe, la vita di Paolo, la vita dei grandi uomini che conquistarono imperi, che hanno continuato. E la parola di Dio dice: per fede, non mi hanno raccontato tutto, non mi hanno detto che c'erano dei giganti, però io vado avanti, io continuo. Perché? Perché il Signore mi ha detto: vai. E io voglio continuare. Sono stato bloccato nella mia vita per tante cose, perché 10 spie mi hanno fatto un racconto che non c'entrava il Signore. Ma io ringrazio Dio, perché ci sono anche stati nella mia vita almeno 2 che mi hanno detto: ci saranno sì dei giganti, però continua per fede. È buffo, perché io ho cominciato a studiare la chitarra. Ricordo quando avevo 14 anni mi hanno detto: no, tu no, c'è il Ramon che lui sì ha il dono, tu no, tu non hai il dono, smetti. E io ho ripreso a studiare la chitarra 4 mesi fa. Sapete perché ho iniziato a studiare la chitarra 4 mesi fa? Perché io ho visto che questa signora, Fanny Crosby, che ha scritto il mio inno preferito, Lieta certezza son di Gesù, lei ha iniziato a scrivere i suoi primi brani a 44 anni. Ha scritto più di 9.000 canti e noi cantiamo i suoi canti. Ho iniziato a studiare la chitarra, ho visto che fa male alle dita studiare serio un strumento. Fa molto male.
E nessuno mi aveva detto questo, nessuno. Mi fa male le dita, i cali sono apparsi, diventa anche difficile a volte quando c'è un prurito. Non mi hanno raccontato di questi giganti, è difficile. Però io non mi fermerò, perché sono stati già degli spie che mi hanno scoraggiato. Forse tu hai un problema, forse tu hai una difficoltà, però ti voglio dire una cosa questa mattina, anche se non ti hanno raccontato niente dei giganti, ti voglio dire che se il mare non si apre, se tu non hai mai visto una persona alzarsi e camminare, se tu non hai visto il pane moltiplicarsi, continua a credere, continua a credere. Io voglio cantare insieme a Lilia un brano che parla proprio questo. Continua, continua a credere, anche se gli eventi miracolosi di Dio non si manifestano. Continua a credere. Pega na minha Bíblia a letra. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abre, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar.
se abrir. E o faraó me alcança. Eu não vou desistir. Não vou duvidar. E se o gigante não cair? Se a fornalha me queimar? Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Adesso chiedo ai diaconi per passare per l'offerta e intanto cantiamo l'inno numero 100. Alcuni anni dopo ho saputo tramite la Josie che quella casa che avevo paura di entrare, il pastore, anni dopo, perché sono riuscito a entrare, Dio mi ha aiutato. Anni dopo
quel pastore era nella nostra scuola avventista a studiare teologia e è diventato uno dei grandi pastori della nostra chiesa in Brasile. E lui mi ha raccontato che la letteratura che abbiamo lasciato lì l'ha portato al messaggio della nostra chiesa. E quindi è vero che ci saranno dei giganti, però Dio ha detto: andiamo, io sarò con voi. Gesù ha detto: nel mondo avrete difficoltà, avrete tribolazioni, però io ho vinto il mondo. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Preghiamo. Signore nostro Dio, è vero che noi, Signore, non abbiamo una mappa precisa, però, Signore, abbiamo una sicurezza nella nostra vita, perché Tu hai detto: Signore, io vi do, io sarò con Te, non abbiate paura. Signore, aiutaci ad andare avanti. Quando ci saranno delle difficoltà, Signore, a volte grosse difficoltà, come quella della mia sorella che sta lottando con il cancro già da tanti anni, come queste grosse difficoltà e anche come con quelle piccole difficoltà che sono i cali nelle mie dita, cercando di imparare qualcosa che ho lasciato indietro. Signore, ci sono tanti giovani qua in questa chiesa che, Signore, di sicuro scoraggeranno loro, diranno che loro non sono capaci, e loro di sicuro, Signore, quando intraprenderanno questa camminata, perché la vita è complessa, anche loro saranno scoraggiati, come anche noi, che possiamo veramente fidarci delle Tue promesse, perché, Signore, come diceva Paolo, noi siamo più che vincitori nel Tuo nome. Grazie, Signore, per queste certezze, nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme. Potremmo lasciarmi proprio adesso.
Signore. Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome sia la gloria, per la tua bontà e per la tua fedeltà. La pace del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sia su tutti voi. Amen. Amen. Allora, in diretta dagli studi di Radio Voce della Speranza. Questi ormai sono gli ultimi momenti in cui rimaniamo, insomma, qui in diretta insieme a voi, quindi è il momento in cui i microfoni sono aperti per voi. Certo. Telefonateci quindi 40 o 055 41 51 09. Probabilmente ci raggiungerà Silvio Nunez, quindi probabilmente è probabile questo, adesso vedremo. Se è rimasto ancora del tempo per porgergli magari anche delle domande riguardo al suo sermone. Comunque, nel frattempo chiederei magari ad Andrea di mandare un breve brano musicale, in modo da darvi anche il tempo di raccogliere eventualmente le vostre idee per questi ultimi momenti, per poterci telefonare. Taught you how to speak the words that you say. I've always wanted to be talked to that way. Love has made you unafraid. Watching my children
Amo questo bellissimo brano, molto allegro, ed è in questa atmosfera che vogliamo ringraziare tutti quanti per il vostro ascolto, e soprattutto anche abbiamo ricevuto una bella visita oggi, è venuto a trovarci proprio qui in radio a vedere un pochettino anche com'era fatta la radio che lui ascolta per davvero imparare l'italiano. Lui, attenzione, lui dice che proprio tramite la radio sta, esatto, imparando l'italiano. Wellington Romagnoli, che è un insegnante di biologia all'Università di San Paolo in Brasile, quella alla nostra università. Certo. Quindi è stato molto bello, è venuto qui in visita. Tra l'altro ci è dispiaciuto, ma siamo andati un po' fuori tempo, sennò sarebbe stato bello averlo anche qui, no, Marisa, per l'ospite in studio proprio. Infatti, è appunto, solo che oggi è stata una giornata lunga. Del solito, quindi purtroppo non è stato possibile anche avere proprio Silvio Nunez qui tra noi. Comunque sia, noi ci teniamo a ringraziare proprio anche tutti, quindi gli altri brasiliani che ci ascoltano, certo, perché come lui tanti altri, ricordavamo prima anche Marcelo. Ah sì, vorrei fare un saluto speciale al mio amico Marcelo Costa, con il quale facevamo Incontro Gospel, mi ricordo, alle 8 insieme qui. Tanti saluti Marcelo, so che spesso ci ascolti, un abbraccio veramente grande anche a Gustavo da parte mia, esatto, di Marisa, per di tutta la comunità. Un abbraccione veramente a tutti, quindi grazie a tutta la comunità brasiliana. Certamente. Grazie mille allora a Claudio. Grazie a te. Per questa mattinata insieme, grazie ai nostri ascoltatori, abbiamo già detto, ma ci teniamo sempre a rinnovare il nostro ringraziamento a loro e mandargli un grande abbraccio. Grazie a tutti i nostri registi audio e video, ovviamente anche al centralino Loredana Canesi, quindi, e tornando indietro, Andrea Fantoni, Domenico Civardi, veramente grazie a tutti quanti. Però restate comunque con noi per il palinsesto di RWS, che è veramente vastissimo, e ci diamo appuntamento alla diretta a sabato prossimo alle 9:30, col momento della tavola rotonda, a seguire la diretta per il momento del sermone con la Chiesa Cristiana Avventista di Firenze. Un buon sabato a tutti. Veramente un buon sabato e una buona settimana a tutti. Abbiamo trasmesso Una mattina con la Chiesa Avventista. Il programma in diretta è stato curato da Radio Voce della Speranza di Firenze.